Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimo Monsignor Frisina, Don Marco, benvenuto nella città di Lavello, lo accogliamo con un forte applauso. È per noi davvero un onore averla qui in mezzo a noi ed iniziare questo pomeriggio proprio con la celebrazione eucaristica che ci vede davvero tutti uniti in questi giorni in cui la comunità lavellese, ecco, ha iniziato il cammino spirituale della novena alla Madre di Dio incoronata e poi a San Mauro nostro patrono. Quindi sono giorni di grazia, sono giorni ricchi di fede genuina e popolare che il nostro popolo ha di attaccamento alla Vergine Santa e al nostro santo patrono San Mauro. Quindi davvero di vero cuore accogliamo lei, accogliamo anche tutta l'orchestra e il coro della Basilicata che poi presenteremo subito dopo la celebrazione. Ecco, con questi sentimenti di gioia e anche di emozione davvero ci apprestiamo a celebrare l'Eucaristia come rendimento di grazia al Signore per tutti questi benefici e questi doni che ci ha fatto quest'oggi, ha fatto tutti, potremmo dire, questi doni a tutta la nostra comunità cittadina. E allora, iniziando la nostra celebrazione, chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati per essere degni di accostarci ai santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato in modo singolare la grandezza del tuo amore, fa che accogliamo pienamente il tuo dono, perché liberati dalle tenebre dell'errore, aderiamo sempre più agli insegnamenti della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui.
Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?» Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: «Ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato?» Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuca non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Parola di Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra, acclamate Dio voi tutti della terra. Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. È Lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, e non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo disse Gesù alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Oggi nella liturgia il Signore ci presenta due momenti diversi ma uniti dalla stessa forza che è quella dello Spirito presente, dello Spirito del risorto, nel primo caso, e nello Spirito Santo che dà a Cristo nella sua presenza in mezzo a noi tutta la potenza della vita di Dio. Avete sentito nella prima lettura come il diacono Filippo spiega le scritture a questo straniero. Pensate, era un ministro della regina Candace, un etiope, che era però attratto da una profezia di Isaia, quella che parla delle sofferenze del servo di Dio, e voleva capire cosa significava, a chi si riferiva quella pagina. Sono delle parole molto forti, profezia anche delle sofferenze di Cristo. E allora ecco che questo giovane diacono spiega a questo ministro, gli spiega che la profezia si riferiva al Messia sofferente, a Gesù, a colui che con le sue piaghe avrebbe salvato il mondo, che come un agnello senza voce dinanzi a chi lo tosa ti sarebbe offerto per amore. E così viene convertito questo straniero, uno straniero che non era dei figli di Israele, non aveva la fede di Israele, ma pur essendo straniero viene toccato dalla grazia dello Spirito del Risorto. Cristo è vivo. E in questo, quando risalirono dall'acqua, dice gli Atti degli Apostoli, lo Spirito del Signore, finito il compito, lo rapì per portarlo da un'altra parte. Quindi diciamo che il protagonista, l'autore è proprio lo Spirito Santo che conduce la Chiesa in mezzo al mondo, nel cammino quotidiano della storia,
a servizio della redenzione degli uomini. La missione di Gesù che prosegue negli apostoli, nei diaconi. E il Vangelo è una delle parti di quel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni in cui Gesù parla dell'Eucarestia e dicendo di se stesso: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Che vuol dire? Lui è venuto sulla terra per metterci in comunione con Dio, per essere lo strumento di comunione con Dio, e lo fa con il suo corpo donato a noi sulla croce, risorto, e donato ancora nell'Eucarestia, come faremo questa sera, diventando corpo offerto, corpo donato. E noi, mangiando il pane eucaristico, entriamo in comunione con questo corpo e, essendo il corpo del Figlio di Dio, entriamo in comunione con Dio. Gesù usa proprio la sua persona come strumento per entrare in comunione con Dio. Tutto il discorso: io sono disceso dal Padre per essere qui con voi, dice, per essere offerto per voi, per diventare pane, per cui io sono il pane che dà la vita, pane della vita. Allora vedete, nel cuore del periodo pasquale che stiamo vivendo, stiamo proprio verso il centro proprio del tempo pasquale, la liturgia ci ricorda che unirsi nell'Eucarestia a Cristo, diventare una sola cosa con Lui, ci porta direttamente in relazione con il Padre, perché diventiamo figli nel Figlio, figli con il Figlio. Siamo diventati anche noi figli di Dio, lo siamo dal battesimo, come è successo al ministro di Candace della prima lettura, e lo diventiamo concretamente con l'Eucarestia, perché il nostro corpo si unisce al corpo di Cristo e quindi siamo una sola cosa con Lui, così come Lui è una sola cosa col Padre. È il grande mistero dell'Eucarestia e anche il mistero della nostra fede. Questo significa allora che nella nostra vita noi non siamo mai soli, sempre con Cristo. Non solo, ma noi siamo mandati nel mondo come Filippo a convertire, ma a salvare i nostri fratelli come presenza viva di Cristo, perché il nostro corpo è presenza viva del risorto. Chiediamo allora al Signore di essere sempre più consapevoli del grande mistero dell'Eucaristia e consapevoli di essere in Cristo una sola cosa e di essere con Lui a servizio del mondo per la redenzione del mondo. Il mondo che va così male, basta aprire un giornale, basta conoscere le notizie, ha bisogno di essere salvato. E le nostre forze sono incapaci di salvare il mondo, solo Dio lo può salvare, ma noi siamo uniti a Lui e quindi abbiamo anche noi quella forza che è solo di Dio e che è lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo risorto. Quindi impegniamoci affinché il mondo si salvi per mezzo di Cristo.
Fratelli, lasciamoci condurre da Gesù al Padre Celeste. Egli, che è nostro Signore e fratello, intercede per noi. Supplichiamolo uniti. Signore, fa che viviamo in te. Signore, fa che viviamo in te. Per i catecumeni, perché un'autentica e fermente ricerca svegli loro il senso delle Sacre Scritture, che li conduca alla fede in Cristo e al battesimo. Preghiamo. Signore, fa che viviamo in te. Per noi che abbiamo creduto nel mistero pasquale, perché superiamo l'autosufficienza che ostacola la disponibilità e l'attesa di Dio. Preghiamo. Per tutti gli uomini, perché Cristo, parola di Dio, nutra l'intelligenza e appaghi in ciascuno il bisogno di verità e di un significato credibile da dare alla propria vita. Preghiamo. Signore, per il mondo intero, perché accolga il felice annunzio che Cristo si è fatto pane per la liberazione e la vita perenne degli uomini. Preghiamo. Signore, o Dio, apri il nostro cuore ai tuoi insegnamenti, facci superare la pesantezza spirituale e attiraci verso il tuo Figlio Gesù, perché nutriti da questo pane vivo disceso dal cielo, possiamo ottenere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore ha ricevuto la tua O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della Tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la Tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito
perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Mauro, nostro patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga la tua potenza, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Thank you.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per la distribuzione dell'Eucarestia, io e Monsignor Frisina staremo ai piedi dell'altare, Suor Luigina scenderà a metà della navata centrale, ci accostiamo con ordini al ministro più vicino.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O dolce Madre, Maria incoronata, che per farti venerare con questo bel titolo operasti nelle campagne di Foggia nell'ultimo sabato di aprile portentosi prodigi, ti preghiamo di ascoltare le nostre umili e fiduciose preghiere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come misteriosa visione con la quale permettesti alla famiglia del conte Normanno di vedere illuminata tutta la selva di antichissime querce, illumina, ti preghiamo, la nostra mente a vivere il dono della grazia per essere liberati dalla cecità del peccato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Confidenza che donasti al conte quando infondesti nel suo animo fiducia e coraggio nel proseguire il cammino nella selva, concedi a noi un raggio della tua luce per poter discernere sempre la via del bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sovrana ed eccelsa Signora nostra, Maria incoronata, ti supplichiamo in ultimo ad accettare e gradire come tributo del nostro devoto affetto le umili fervide preghiere che ti abbiamo esposto in questa novena. Per la grande misericordia che mostri continuamente verso di noi, indignissimi tuoi figli, la Chiesa ti dà il bel titolo di consolatrice degli afflitti, di sollievo, aiuto dei cristiani, di rifugio dei peccatori. Gioiamo con te, Madre, per la gloria singolare che Dio ti ha concessa e del bene così copioso che a noi ne deriva
col riconoscerti per quella grande Signora che sei, sovrana del cielo e della terra, speranza, sollievo, rifugio universale di tutti quelli che a te con fede ricorrono. Ti supplichiamo di guardarci sempre qual madre pietosa, clemente e pia, e soccorrerci nei nostri bisogni, onde potessimo sempre dirti: o clemente, o pia, o dolce Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E grazie a Dio. Evviva Maria!